Con Agnese Fiorentini? Lorenzini. Ah, Lorenzini, benissimo. Allora, il tuo personaggio ovviamente è una minorenne in questa presa diretta, una minorenne che ovviamente si dà alla prostituzione e che ovviamente porta poi l'amica a prostituirsi Esatto. anche. Ecco, come siete entrati in questo personaggio? Perché non è estremamente facile fare un personaggio, soprattutto di un adolescente. Sì, devi entrare Intanto nella... diciamolo, sei maggiorenne, no? Sì, io sì. Ecco, hai fatto il personaggio di una Sì, il mio minorenne, ma... personaggio è minorenne, ma sì, io sono maggiorenne. E la difficoltà è quella di, essendo un progetto comunque documentaristico, di rimanere fedele ad una testimonianza che devi trasmettere. Quindi la ricerca di della neutralità, in modo che il protagonista sia il messaggio. Ovviamente devi comunque entrare nei panni di una minorenne che si prostituisce, quindi cercare di capire cosa può spingere una ragazzina Ecco, a quando hai vendersi. girato questa parte, hai mai pensato quando tu avevi 15 anni? Sì, molte volte ho visto le differenze. Sì, penso che tutto sia poi alla fine una scelta di valori. Ti rendi conto che una quindicenne Ma che scende. parliamo allora un attimo della realtà. Secondo te, cosa ha spinto queste ragazze minorenni ad agire verso la prostituzione, a interessarsi a un mondo che comunque non è certamente il loro mondo, perché comunque Sì. la realtà della vita è tutt'altro, insomma. Ma mi sono fatta un'idea, io penso che anche stando alle parole di queste due ragazzine, la loro era una ricerca di autonomia, ma deriva da una visione sbagliata, da una scelta di priorità diversa da quelle di una ragazzina che queste scelte non le fa e quindi la priorità diventano i soldi, il denaro e la libertà di poter comprare i vestiti, una macchina e quelle sono priorità che a mio parere derivano dall'ambiente in cui cresci, quindi dai genitori, dalla famiglia. Allora, i tuoi programmi futuri invece nel mondo dello spettacolo, cosa c'è in questo periodo? Per ora vado incontro alla conclusione del mio percorso di formazione. E poi si vedrà. Spero di continuare a lavorare in TV, soprattutto sono stata molto grata di aver potuto diciamo, collaborare con una trasmissione come Presa Diretta che ha uno spessore a mio parere molto importante e che io seguo molto. Quindi... Benissimo, allora tante belle cose, in bocca al lupo.